Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vedremo un pezzo della live su Europa Universalis 4, in particolare quella con Uesugi nel tentativo di raggiungere l'achievement Stardust Crusader. Con l'occasione vi ricordo che viene trasmessa in live tutti i lunedì, in teoria alle 21.30, salvo impegni particolari, ma terrò aggiornato il canale Telegram e Discord e Instagram, quindi qualora vogliate essere aggiornati e partecipare alle live, iscrivetevi su Discord, Telegram o Instagram, così che almeno siete aggiornati su quando effettivamente ci sarà la partita. In ogni caso, qua metteremo a pezzi la live, ovviamente con un po' di ritardo, quindi supportate il canale con iscrizioni e mi piace per farmi capire che vi interessa il format e per supportare il canale in maniera completamente gratuita. Intanto vi lascio alla intro, buona visione per il video e alla prossima. Dove cavolo è il Cheng? Ah, qui, va bene. Dai, 21%, cerchiamo di vincere questo assedio prima che arrivino gli altri. Qua ci hanno vinto l'assedio di Orochok, chi se ne frega. Qui ora noi torniamo su e ritorniamo giù a riprendere la capitale Ming. Finita qua la conversione? No. Ancora no. Quindi queste le abbiamo fatte e lo stato è finito. Tutto convertito. No, manca ancora una. Iniziamo da qua. Meno 3, no, qua c'è qualche problema. Circolazione e pubblicazione ostili. Questa sarà tosta da convertire. Sarà molto tosta. 1 e 6, va bene, canto orientale, andiamo a mettere forze missionari. Avanti. Ora vediamo dove vanno questi 30.000 coreani. Che schifo. Che schifo sto erede, 5. Sta venendo in giù. Sta venendo in giù. Questo potevamo vincere, avere un po' di fortuna. Guadagniamo uno di stabilità, va bene. Area basket, anche noi eravamo a giocare. Come va? Va. Per ora va, diciamo. Abbiamo ridichiarato guerra alla Corea, perché Ming è diventato solo queste due o tre province qui, quindi vogliamo... E sono vassalli... Vassalli di Orchin, e noi vogliamo rivassallizzarceli, cioè farci passare la vassallizzazione. Avevo avvertito, dovevi far spostare il basket, giusto? Merda. Da dove sono arrivati questi? Li hanno fatti sbarcare. Vabbè, questo è un mercenario, a un certo punto me ne faccio una ragione. 11 febbraio. Hanno fatto un'abile mossa a passare di qui, eh. Un mercenario, chi se ne frega. Però, furbi. Mannaggia loro. Allora, via. Come stai, Jerry? Tutto bene? Taci, questa ce la facciamo a convertirla. 3-3, dai, va bene. Andiamo a prendere questa capitale. Sì, dai, abbastanza, abbastanza. Io spero che cada questo forte, in realtà. L'unica cosa che... No. Una cosa che vorrei tranquillamente, vorrei allegramente. Vorrei che cadesse sto forte al 42%. Che la smettessero di inseguirmi come dei maledetti. Sono forte in collina. Se cadesse questo, potremmo attaccarli su un forte in collina a favore. Questo invece è terreno agricolo. Quasi quasi, difensore della fede, proviamo a diventarlo anche solo per avere il morale più 5. Adesso vediamo. Cazzo, subito l'hanno fatto cadere loro. Se pareva. Loro al 21, noi al 57 e cade l'oro. Vabbè, questi mercenari ci salutano. 5 maggio. Prendiamo professionalità dell'esercito.
Tanto i mercenari tra un po' non li pagheremo più il mantenimento perché vanno a quel paese. 57. Caduto. È caduta la loro, penso, capitale? Sì, quasi quasi gliela faccio anche. Li faccio perdere due di development. Tanto li dobbiamo recuperare. Anseong era la capitale. Ottimo. Questi se ne devono andare perché anche loro scappano. Perché da soli non vinciamo. Vabbè, sti mercenari, ciao. Dio, mercenari, sono serviti comunque al loro scopo, ovvero rallentare gli altri. E guarda, abbiamo iniziato con la colonia. Questa qua, via. Qua sotto, questi invece li mettiamo insieme. Qui dobbiamo andare sopra a prendere questa provincia che è il Wargol. Perfetto, perfetto. Ok, proviamo a iniziare a unirci le truppe. Quindi andiamo a prendere il Wargol. Poi da lì scendiamo. E cerchiamo di unirli perché ci serve tutta la nostra forza. Dobbiamo prendere questo forte. Prima che loro prendano la loro capitale. Questo ce la faremo. Se no con la Corea si può anche fare una pace, ma onestamente mi scazzerebbe un pochettino. Già sono passati a meno 14, eh? Vediamo un po' se sbombardando riusciamo ad andare un po' più veloce noi. Sono passati a meno bassi perché non abbiamo più il War Goal noi qua. Abbiamo solo la capitale. Loro sono già andati subito a 7. I nostri dove sono? Minchia che lenti. 7, noi andiamo a 21, già 14. Come cazzo hanno preso di nuovo 14? Ci hanno messo altri cannoni. Mi sa che lo vincono prima loro, sto assedio per assurdo. Hanno un culo impressionante. Prendiamo subito la provincia e poi cerchiamo di unirci l'esercito. Che lo, se lo uniamo siamo più grossi noi, 49, ma guarda come van veloci. Impressionante. È impressionante. Andiamo a portare solo i cannoni. Gersus c'è. Ogni tanto, ma hanno già vinto. Hanno già vinto. Ma anche noi, quindi siamo pronti eventualmente a rinforzare. Dai, però, cerchiamo di buttarlo giù. Bene, sono distratti, sono da un'altra parte. Prestiti. Cerchiamo di rimborsarli, dai. Visto che prenderemo anche qualche soldino, si spera, da questa guerra. Dai, prima che arrivino loro. 64%. Vediamo, speriamo che questi 30 non ci assaltino. Loro sembra che siano più attirati dalla provincia di Furdan. Questa collina, eh. Ho preso Furdan. Ho vinto questo assedio che è importante perché è in montagna. Questa è prateria, eh. Meglio quasi quasi qua un assaltino me lo faccio. Se noi chiudiamo il passaggio, lui può passare, ma deve passare sul suo forte. Vediamo se è tanto tonno da saltarselo. No. Non lo fa. Perché se lo faceva, lo attaccavamo noi. Assolutamente sì. Tech diplomatica la facciamo.
Vediamo se riusciamo a prendere il war goal. Visto che si sono divisi, ora li possiamo assaltare. Noi abbiamo più uomini comunque, ma se assaltiamo 80 contro 30 siamo messi bene. Allora, Orcin, per esempio, non ci dai Ming come vassallo? Potrei fare una cosa. Chiudere velocemente questa guerra. Chiudere velocemente. Prendiamo un po' di terre, ci facciamo dare Ming come vassallo e basta. Tanto poi andremo tutti di Reconquest. Attenzione a questi, eh. Che forse vuole andare a unirsi agli altri. No, vuole prenderci il forte. E bravo, bravo. La situazione colonia, allora, ci siamo lanciati in Australia. Castiglia ha preso l'isola di Pasqua. Via prima che vincano. Attacchiamo in un forte in montagna. A favore. 3-9 di morale, noi solo 4. Però abbiamo il meno 2, loro hanno un meno 2 e noi un più 1. Perfetto. Hanno preso un bel po' di botte, eh. 3700 fanti, 2400 cavalli, 8500 artiglieria. E io sarei quasi per inseguire, perché sto qua, secondo me va qui. Se va qua, gli facciamo la sorpresa, gli facciamo. Chiudiamo la guerra qua sopra. Che bello, se andasse qui... No, non va qua, peccato. Dove cavolo va? Ah sì, sempre Furdan, dai. Se va a Furdan... Lo prendiamo. Dai che lo prendiamo. Riserve. Consolidiamo. Dai che se gli facciamo uno stack wipe, la guerra va a cavallo. Sì! Dimezzato l'esercito della Corea, ottimo. Brucia tutte quelle maledette bestie. Quelle sono le bestie a 8 zampe. Vabbè, se è stanza vedremo se farlo oppure no, ce ne facciamo una ragione in caso. È più importante di qua. E anche se arrabbiano, chi se ne frega. Allora, ci dai la vassalizzazione di Ming, bravo. Ming diventa vassallo del Giappone, questa è l'unica cosa che volevamo, dacci anche i soldi. I geranni, metà Gersus e metà ragni, che belli. Che belli. Allora, ottimo. Ora abbiamo Ming, vassallo, con un paio di Reconquest. Perpetui? No, perpetui no. 1707. No, dove cavolo sono altri Ming? Questa zona qua, ne ha persi tanti rispetto all'inizio, ma va bene. Sono comunque una bella fetta. Ecco, qua prenderemo un bel po' di province. 1708, tutti uguali. 1700, tutti in questa zona comunque. Bene, 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 bene. Poi, tu vieni giù. A sto punto, Corea, ci facciamo un bel 100%. Chi è che si incazza? Ming? Vabbè, sì, giustamente ha un'opinione da schifo. Migliora relazioni. E ora, Corea, sei tutta nostra. Idea, qualità? No, facciamo una tech. Sì, facciamo la tech adesso. Questa quando finisce, scusami, nel 70... No, non ce la facciamo. Fa lo stesso, si incazzeranno, non me ne frega assolutamente niente. Nuovo gruppo di idee. Potremmo quasi valutare come gruppo di idee quello delle... Mm.
come si chiamano, delle idee di cosa, di influenza. Allora, fammi vedere, editti ce l'abbiamo solo qui, eh. Che forse qui non serve nemmeno più. No, tutto cattolico, ottimo. Quindi via. Ah, infatti me lo diceva. Qua invece... Una, due, e questa qua manca. Questa qui manca solo 0,5. Aia, solo 0,5, male male. Stai rivalutando le idee di spionaggio? Sono buone, sono buone. Sono buone soprattutto dove c'è problemi di espansione aggressiva. Lì sono veramente molto buone. Perché un meno 20 è tanta roba. Tipo, ah, lì sono, non ti dico fondamentali, ma sì. Io l'ho presa per esempio con la Francia per fare Big Blue Blob, ho preso le idee di spionaggio per avere un meno 20 all'espansione aggressiva. Ci stanno. Qua secondo me adesso potremmo farne una diplomatica e potrebbe essere quella commerciale onestamente, perché vorrei iniziare a guadagnare un po' di soldi. Merda. Ci hanno pinzato le navi. Anche lo sconto advisor, sì, non è male neanche quello. Sì, non sono male, eh. Potremmo anche quasi prenderle qui, eh. Perché alla fine, cos'hai? Vediamole un po'. Ah, trasferimento di pendenza per aumentare il costo. Vabbè, peccato, l'abbiamo appena fatto. Espansione aggressiva meno 20. Formazione di spionaggio, chi se ne frega. Capacità di assedio non male. Diplomatici, costo consigliere meno 15, buono. Corruzione meno 20, meno 0,20 non male. Questo vabbè, poca roba. E come cosa ci dà? Costo realizzazione e rivendicazioni meno 25, però è sulla rete di spionaggio, fa abbastanza schifo. Modificatori riserve nazionali più 10, non è neanche male. Ma guarda, la si potrebbe anche prendere, guarda, l'idea per ora ce l'ho o commerciali o spionaggio, o corte, però corte, boh, non mi fa impazzire. Sì, è vero, poi possiamo tenere le cose e non è male. Investiamo sti punti. A proposito, qua l'ho fatta la conversione, sì, una, due, tre, ah, queste le abbiamo già convertite, ottimo. Direi di passare in questo stato qui, si può? No, meno uno. Qua però dovremmo anche avere un po' più di forza nelle conversioni, eh. Perché se no non la convertiamo più sto stato. Tre, uno. Ne abbiamo altre, sì. Tre, uno, vai. Ok. Tu hai preso anche corte? Allora, beh, io quello che voglio puntare sono gli achievement, molto semplicemente. Uno è di convertire tutto il Giappone, quindi dovremo comunque convertire tutto il Giappone. L'altro è, lo sai, quello di andare a prendere poi lo staterello interessante. Ecco, questo invece mi intriga qui, perché noi dobbiamo abbassare l'inflazione così, e la corruzione. Questo ci abbassa entrambi. Religioso o umanista? Sarei più per religiose. Anche se in realtà poi vanno un po' a vanificarsi, però ci aiuterebbe la conversione dello Stato. Mi scazzerebbe solo un po' il fatto di avere, diciamo, un set di idee che poi perde un po' perché otteniamo lo stesso bonus di attaccare tutti gli eretici. Quindi va a perdere un pochino. Visto che stanno provando a prenderci la capitale, se cadesse la loro capitale, cosa che spero ma del quale dubito fortemente, poi potremmo fare una pace. Prima che ci buttano giù Kyoto. Anche se qui potremmo fare, tanto che tanto siamo rimasti un po' indietro, potremmo ingaggiare dei mercenari. 13 fanti, 16 fanti.
Cazzo, quanto costano? Che ditto? Dove? Nella difesa. Però è difesa dei forti, devi attaccarli. Allora, sarei anche per prendere dei mercenari, perché comunque penso che ci serviranno. Spazio per le truppe ne abbiamo parecchie. Caro, buonasera, benvenuto. 16 fanti? Ci prendiamo questi 16 fanti? Ci costano tantissimo. Tantissimo, vabbè. No, qua non possiamo prenderli. 13 fanti? Se riescono a saltare fuori prima che arrivino i loro. Questi sono 4.000. Qua quanti ce n'è? Ok, 1.000, va bene. Questi qua, anche se non abbiamo morale, sono 3.000 loro, li battiamo ugualmente. E ora che si alzi il costo almeno a 1.500. Sembra un po' esagerato 1.500, non credi? No, sono riusciti a batterci. Incredibile. Allora, diamo una provincia a Ming. Sì, dobbiamo tenercelo buono, Bing, va bene. Tant'è, comunque loro sono arrivate 57 e noi siamo a 21, sculati. E alla fine hanno vinto l'assedio. Andiamo a prenderli i suoi 5.000. E poi riprendiamoci Kyoto a questo punto. E 7.000 punti, bravo. Posso fare Chicken Death per due. Penso che Gersus potrebbe farli per tutta la vita. Perché penso che ne abbia punti all'infinito, praticamente. Dai, riprendiamoci Kyoto. Buono. Colonia andata. 1, 2, 3, 4. Ne manca una sola. Qui. Questa è ancora colonia. Questa è fatta. Ne manca una sola per andare avanti. Non passi di qui. Accesso. Bravo. Bravissimo. No, non li ha infiniti il moderatore. Se li può rimborsare. Diverso. Però è vero che se te li rimborsi è quasi come averli infiniti. Dai, dai, 28%, 42%, che se cadono sti due forti e liberiamo poi la capitale, siamo a posto. Buonanotte, caro, grazie mille per la compagnia e per la chicken. Ci vediamo domani. Che ore sono? Ah, le 11:11, ok. Abbiamo solo 10. Minchia, abbiamo perso 3.000 riserve così. Domani mattina, perfetto, bravo. A che ora attacchi? Dai, su. La capitale al 71% ancora non è caduta, eh? Jerry, ci sei già arrivato a 99? In un assedio? Loro ci prendono un po' di provincia, a me onestamente qua non me ne frega niente. Forse una volta anch'io ci sono arrivato. Però poi a 99 l'ho vinto. Ti girano un po' le scatole. Con la Prussia. Pure, che sono anche forti loro. Gli assedi. 73, ecco, se ora liberassimo Kyoto, non ti dico che abbiamo un 100%, ma quasi. E poi a quel punto le prossime guerre sono tutte reconquest di Ming. Quindi su Yue, su Chun, anzi potremo quasi poi partire subito. Dai, su.
Ok, Corea completamente occupata. Guadagniamo stanchezza di guerra. Eh sì, guadagniamo stanchezza di guerra. Allora, vediamo se ce li dà i 100 punti. Noi cosa vogliamo fare? Vogliamo sicuri i soldi perché ci servono. E anche perché a prendere tante province parte coalizione a manetta. Allora, Corea, Min hanno la tregua. Ming sono nostri amici, però sono incazzati comunque come delle iene. Anzi, se prendessi l'isoletta, invece, me la dai l'isoletta? Sì. Potremmo farlo così. C'è comunque un po' un rischio di coalizione, ma penso che sia abbastanza contenuto. Non ci prendiamo questa, salvo che sia, no, centro del trade. Facciamo così. Riparazioni di guerra. E sarei disposta a rinunciare o a rinunciare o a prendere una provincia un pochino meno. No, questa costa. Urca. 99. Vale molto quella provincia. Ora nord puoi dare. È vero. Non è una brutta idea, però queste poi mi costano punti diplomatici che mi pesicchiano un pochettino. Sarei per fare così. Qua c'è il forte, vero? Qua c'è il forte in collina. Non è male. Forte in collina non è male prenderlo. Farei così io, onestamente. No, claim ce l'abbiamo per ora qua. Io sarei per fare questo tipo qui. Ci prendiamo tu quasi tutti i soldi. Le riparazioni di guerra. Saccheggio della capitale. Oppure niente riparazioni di guerra a questa provincia. Tu che dici, Jerry? Rischiamo troppo a fare questo? Secondo me no. Non troppo, anche perché poi i prossimi anni li passeremo a fare Reconquest. Quindi comunque non alzeremo molto l'espansione aggressiva. Devi far pace per forza? Se no puoi aspettare che stiamo mandando i diplo. Dici per... Ma allora no, per forza no, volevo farla perché onestamente mi era un po' rotto le balle. Allora, noi abbiamo alcuni amichetti, ne mandiamo uno, oltraggiati. Cosa stiamo facendo qua? Abbiamo reti di spionaggio Orcin, questa possiamo tranquillamente levarla. Ci facciamo un po' di rivendicazioni, queste zone. Basta. Via. Allora, vediamo quali sono i più incazzosi. Ok, allora, i più incazzosi sono, cioè i meno incazzosi, Qin e Palembang. Vabbè, Palembang è dall'altra parte, onestamente non mi interessa. Cin probabilmente, che comunque a meno 75, buona, c'è di tempo a levarli. Cin, dove cavolo è? Questo è Yue, questo è sempre Yue, Chu. Dove cavolo è? Ah no, questo è Chu. Ah, eccolo. Vabbè, ok, è occupato da Shu. Da Shu Nejin questo sparisce, non esiste in coalizione. Changshen. Eccolo qua, Changshen.
Mandiamolo da lui. Aspetta 3-4 mesi, se non cambia Amen, comunque non mi sembra una cosa abnorme. No, sì, abnorme no. Anche perché comunque i più grossi alla fine hanno un po' di... hanno un po' di... Oh, che culo, forza missionario più uno mi serve tantissimo. Dobbiamo vincere questo assedio però, ciccio, dai. Veloci. Se no qui non la chiudiamo più al centro. Oh, bene. E poi richiameremo un attimo quello da Shun, vediamo. Tanto ci liberiamo sta provincia, così almeno ci prepariamo. Ora vediamo se riesco a prenderli sì 3000. Abbiamo perso un po' di navi, ce l'hanno buttate giusti, sti maledetti dalla Corea. Cercheremo di rifarle. 3000 sono spacciati. Ormai li abbiamo chiusi qua dentro. Ci ha lasciato un comandante, non questo. Neanche questi. Ok, almeno così li abbiamo fatto fuori 3000 uomini, che comunque sono pochi, ma meglio che niente. Cavalleria, tanto non ne abbiamo granché. Faccio semmai la pace proprio a dicembre, così almeno con l'anno nuovo scende di 3. Giusto per. Conversioni come stanno andando? Vanno avanti? Ne abbiamo 3 missionari, sì. 4,1, 4,1, 1,5 molto male. Ci metterà una vita a convertirlo quello. Allora, vediamo un po' come siamo messi. Shun, rientra un attimo e vediamo. Allora, ora il 100% ce lo danno. No, dai, va bene, ce lo facciamo così. Ci prendiamo 1, 2, 3, 4, 5 province, tra cui un forte in collina che ci servirà tantissimo per la prossima guerra. Riparazioni di guerra, 560 ducati e gli saccheggiamo la capitale. Guadagneremo 6 di sviluppo, buono, buono. Quindi il nostro Kyoto da 31 dovrebbe andare a 37. Chiudiamola così. Ah, però 208 di espansione aggressiva, 105 di sovraestensione, questo mi scazza un po', però... Amen, andiamo avanti.